Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi dello speciale di Giulia numero 7, il caso del rave party. Eccolo qui, è la prima volta che acquisto uno speciale di Giulia, anzi a dirla tutta è la seconda volta che acquisto qualcosa di Giulia, dato che come ben sapete, chi mi segue lo sa, ho iniziato a seguire Giulia dallo scorso numero della serie regolare, cioè dal numero 274. Dato che in questo periodo comunque usciva lo speciale annuale, ho deciso di acquistarlo, uno speciale annuale di 116 pagine a colori, il prezzo è di 6,90 euro, praticamente sono 2,40 euro in più della serie regolare, però ovviamente cioè, le pagine sono le stesse della serie regolare, solo che qui però ragazzi abbiamo il colore e devo dire che ne vale la pena anche per quanto riguarda i disegni e ovviamente i colori. È la prima volta, come detto, che acquisto uno speciale di Giulia e devo dire che sono rimasto davvero soddisfatto, tanto più che posso dirvi ma perché non l'ho iniziato prima, Giulia? Perché non ho iniziato a leggerlo prima? Perché, ragazzi, è un fumetto che secondo me merita, è anche un po' abbastanza sottovalutato, se devo dirla tutta. È un fumetto noir, giallo, come ben sapete. Qui negli speciali devo anche ringraziare chi nei commenti mi ha appunto nella live che ho fatto, cioè nella live, nella registrazione che ho fatto con Andrea, mio amico Andrea Canno TV, che saluto, c'è stato un commento di Daniele, che saluto, che mi aveva detto che negli speciali di Giulia c'è Giulia da giovane, insomma, da quando era più giovane, quando non era ancora la Giulia che conosciamo nella serie regolare. Infatti qui la vediamo in copertina. Ovviamente andiamo, cioè vado a leggervi tutti i dati tecnici di questo speciale di Giulia numero 7, personaggio ideato di Giancarlo Berardi a cura di Giancarlo Berardi, assistente di redazione Savina Bonomi, annuale numero 7, agosto 2021, uscita ufficiale sabato 31 luglio, io non l'ho trovato sabato ma il mio edicolante mi ha chiamato, è arrivato oggi, nel momento in cui sto registrando, siamo a lunedì 2 agosto, ho acquistato e letto questo speciale. Soggetto di questa storia di Giancarlo Berardi, sceneggiatura Giancarlo Berardi e Lorenzo Calza, disegni Luigi Copello, colorazione Spartaco Lombardo e Gloria Martinelli, la copertina di Marco Soldi, il lettering di Valentina Peirano. Molto belli questi colori, c'è questa introduzione che poi segue anche nell'altra pagina in cui si fanno riferimenti a autori di libri di giallo e Giancarlo Berardi parla insomma di questo argomento con lo sfondo giallo che va sempre bene per Giulia. Allora ragazzi, i disegni di Luigi Copello, io ovviamente leggo Giulia da pochissimo, non conoscevo questo disegnatore, però posso dirvi che ha confezionato degli ottimi disegni, anche io ovviamente quello su cui mi concentro molte volte è l'espressività dei volti, insomma. Qui vediamo Giulia. Devo dire che i disegni mi sono piaciuti molto perché i volti davvero molto ben caratterizzati. Poi ovviamente anche la colorazione di Spartaco Lombardo e Gloria Martinelli ha fatto il resto, perché abbiamo un albo veramente maneggevole da tenere in mano, come quello della serie regolare, però ovviamente bello visivamente, proprio bello da vedere perché i colori sono stati usati bene, molto bravi entrambi, insomma, i coloristi, gli autori, Spartaco Lombardo e Gloria Martinelli, ma ovviamente i disegni di Luigi Copello condiscono il tutto molto bene. Devo dire che una Giulia più giovane, insieme a sua sorella Norma, saranno protagoniste di questa storia, per cui Luigi Copello promosso, come anche Spartaco Lombardo e Gloria Martinelli. La copertina di Marco Soldi è una copertina con Giulia, che qui praticamente è nella scena del delitto, se si può dire, anche se non vi vado a spoilerare, come è morto questo personaggio, che praticamente loro sono andati a un rave party e qui c'è Giulia, c'è sua sorella, altri personaggi, poi non vi dico tanto sulla storia anche perché ve ne parlerò a parte. La copertina è un po' più oscura rispetto ai colori che vediamo all'interno del fumetto, la copertina di Marco Soldi, però devo dire anche molto ben strutturata, il logo giallo Giulia, scritto speciale, 116 pagine a colori, 6,90 euro. Il logo, il bollino degli 80 anni della Sergio Bonelli Editore, insomma una copertina carina, devo dire, in linea con le altre che vediamo sulla serie regolare. Bello anche questo frontespizio,
E vado a parlarvi un po' della storia. Abbiamo parlato un po' dei disegni, della copertina, vi voglio parlare un po' della storia, una storia che ovviamente è molto noir, gialla, una storia che devo dire che mi è piaciuta soprattutto perché in queste 116 pagine non mi ha assolutamente annoiato. Uno può dire, vabbè, poi dipende dai gusti di ognuno di noi, uno può dire no, le storie così investigative magari non mi piacciono. A me sinceramente piacciono, anche perché leggendo pure Dylan Dog, un fumetto horror ma investigativo, in Dylan Dog insomma c'è di tutto, quando insomma Dylan indaga a me piace, e in questo caso quando Giulia indaga, anche se qui abbiamo la giovane Giulia, quindi alle prime armi, mi è piaciuta. La storia insomma inizia così, che vede Giulia e sua sorella Norma insieme a due ragazzi che vanno ad un rave party, due ragazzi che sono DJ, uno è un DJ, uno speaker, Larry Speaker, Lawrence Calhoun, e l'altro è Adam Power che è un DJ, eccolo qui. Vanno a questo rave party, si parla anche di droga, Giulia dice no, non... cioè lei comunque vuole restarne fuori, la sorella invece è più, come dire, più aperta alle droghe leggere, fa uso di cannabis, però all'inizio della storia non ne fa uso. Praticamente Giulia è come se non sapesse dove stanno andando e si scherza un po' in macchina con Norma, arrivano alla festa, esplode la musica, insomma... Succede che Adam praticamente si sente male e muore. Di lì a poco muore durante la festa, di lì a poco poi Giulia si insospettisce, ovviamente insieme a sua sorella Norma. Giulia, ovviamente pur lavorando qui, essendo una giovane Giulia, lavorando in uno studio legale, collabora con la polizia e vuole iniziare a investigare, però conoscerà durante la storia dei personaggi importanti che non vado a svelarvi per non spoilerare, dei personaggi che la porteranno su varie piste per sapere come è morto questo ragazzo, questo amico, persona che lei ha conosciuto durante questo rave party, mentre sua sorella Norma già lo conosceva. La morte di Adam insospettisce un po' tutti. Lei, Giulia, indagherà, conoscerà anche suo padre, lui è di origine argentina, si chiama Pauls, di cognome, o Pauls, visto che è argentino, il re dei Vaccari, perché in Argentina ha fatto soldi nel... come dire, nell'ambiente dell'agricoltura, insomma, lei andrà avanti ad investigare, conoscerà delle persone, cercherà di conoscere anche tutti quelli più o meno che stavano alla festa, al rave party, anche degli spacciatori. Poi non vi dico altro perché non voglio spoilerare, però ragazzi, quello che posso dirvi è che è una storia che scorre, una storia che non annoia. Se vi piacciono le storie, ovviamente il genere noir, il giallo, se volete scoprire cosa è successo a questo Adam, com'è morto, insomma, le pagine vi terranno incollate fino alla fine, non saranno mai banali, insomma, ragazzi, Giancarlo Berardi e Lorenzo Calza, quindi Giancarlo Berardi per il soggetto e per la sceneggiatura, Giancarlo Berardi e Lorenzo Calza hanno fatto un ottimo lavoro. Io sono soddisfatto di aver acquistato questo speciale, 6,90 magari per qualcuno potranno essere tanti, però 116 pagine colori, con questi colori e con una storia che ti tiene incollato, nel senso, oh ragazzi, a me è piaciuta, cioè io per ora due numeri ho letto di Giulia, il numero della serie regolare e questo speciale, e mi sono piaciuti entrambi. Gli scorsi sei speciali non li ho letti, magari un giorno cercherò di recuperarli, vediamo, nell'usato sarà credo un po' difficile, vedremo anche sul sito della Bonelli, però ragazzi, io quello che posso dirvi, qui in quarta di copertina vediamo le copertine della serie regolare, copro insomma il finale. Anche il finale, anche se non voglio spoilerare tanto, ha lasciato, come dire, anche come dire, una cosa molto importante, mi ha colpito molto anche il rapporto tra le due sorelle, Giulia e Norma, e anche con la nonna di loro due, che in un certo modo è importante, non tanto in questa storia, ma nella loro vita. Che posso dirvi, ragazzi? Giulia speciale numero 7, il caso del rave party, 116 pagine a colori, 6,90€, come detto. Uno speciale, il primo per me in assoluto, che mi è piaciuto, mi sento di consigliare a chi legge abitualmente Giulia o anche a chi volesse avvicinarsi a questo personaggio molto affascinante, devo dire. Un fumetto Bonelli che merita di più, però se esiste dal 98 un motivo ci sarà, vuol dire che vale. Per cui ragazzi, io come al solito vi ringrazio per aver visto questo mio video, vi ringrazio per tutto il supporto che mi date, spero che possiate insomma commentare questo video, fatemi sapere se lo acquisterete, se avete intenzione di acquistarlo, se vi incuriosisce, insomma io vi risponderò, perché come al solito, come dico sempre, è sempre bello avere questo rapporto con voi che mi seguite e io vi ringrazierò sempre. Per cui ragazzi, grazie ancora a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!